ancora dal vostro amico Carlo 7499 Siam. Andiamo avanti con la nostra avventura su Starbound. Dai, stiamo iniziando appunto adesso, questo era il terzo episodio e vediamo cosa succede. Stavamo appunto iniziando a craftare, a controllare un po' quello che stava succedendo nella nostra zona. Dove siamo? Infatti siamo sempre qua nella nostra torre di Babele che si sta allagando, andando. E dovevamo, ma quello che volevo provare a fare, iniziare a vedere se questo mondo è abbastanza grosso, cioè se girandolo, se la circunnavighiamo, arriviamo, ma dai, ma sono già morto così, ma che schifo, ho già trovato un sacco di soldi. Mori subitissimo. Ah, è entrato anche un bel Tempius, un super Tempius. Segnale, uno sconosciuto segnale radio intorno a questa zona archeologica. Devi trovare una porta ancient, ti prego aiutaci, usa questo per trovarmi. Ci sì, qua vicino ci devono essere dei fragmenti di core sotto terra. Dobbiamo andare a cercare i nostri frammenti frammentissimi. Intanto, già che ci siamo, picchiamo la nostra amica papera. Ho trovato anche un cimitero, quello che sembra essere un cimitero. Ok, vediamo se abbiamo finito di fare il giro del pianeta, se ci siamo quasi. Siamo troppo dei personaggi tipo samurai. Un ponte cinese. Questo è cattivo, si vede dalla faccia che è molto cattivo. Non fateci arrabbiare, è meglio scappare, perché se ci arrabbiamo noi, guarda, allora, è meglio che scappiamo, così non ci pensiamo neanche. Vabbè, sembrerebbe un mondo abbastanza largo e variegato. Siamo morti un'altra volta come degli ignoranti. Abbiamo perso ancora un po' di roba. Piccolezze. Ok. Sto giro però adesso. Dobbiamo darci un po' da fare, perché così proprio non va. Abbiamo deciso di andare nell'entroterra per trovare appunto questi core. Vediamo se troviamo questi maledetti core. Scendiamo. Iniziamo a scendere. Quanta roba, quanti esseri schifosi. Meno male che sono morti tutti. Ok. Ce ne sono proprio, è pieno il mondo, è pieno il sottobosco di questi esseri. Chobin è andato anche lui. Continuiamo, sperando di non trovarne ogni 5 minuti uno. Ma continuo. Mettiamogli una lucetta qua. Allora, proviamo adesso con lo scanner. Vediamo. No, non mi dice il nome. Proprio dice. No. Però questo qui non attacca, vedete, è tranquillo. Non rompe i marones. Va bene, lasciamolo stare. Andiamo giù, abbiamo già finito. Ok, craftiamoci ancora un po' di torce. Abbiamo un casino adesso, perfetto. E già che ci siamo, iniziamo anche a raccogliere un po' di materiale strano. Perché serve. Prendiamo sempre il nostro buon vecchio carbon fossile. Qualche fibra perché aiuta per mangiare. Possiamo creare anche i medikit. Ma ce ne sono tanti qua, va bene. Che versi. Siamo arrivati vicino alla zona X. Proviamo a buttare un occhio. Un essere alquanto strano, buffo, che spara. Più che spara, questo sputa. Quindi se questo qua sputa, noi dobbiamo cercare di chiuderlo
nel suo piccolo mondo e non ci può dare altre rotture di marron glacé. Perfetto. Ok, possiamo provare a scendere, magari recuperiamo quello che ci può. Questo invece cos'è? Questo è terriccio. Cos'è? Copper. Assolutamente dobbiamo prenderlo tutto quello. Abbiamo trovato il copper ore finalmente, dopo anni. Spacchiamo qua, puliamoci anche questi qua, che questi qua anche sono soldi, non si butta via niente. Ok, e io direi di provare a scendere qua dove ci sono questa sottospecie di sabbie mobili. Sabbia proprio, questa è proprio sabbia. Sempre solo un po' di ferro. Ok, e scendiamo ancora un po'. Siamo attenti quando a fare queste cose, È un attimo che ci troviamo nella cacca. Questo bisogna iniziare a pensare su quello che facciamo, perché sennò qui ci facciamo un po' male, tanto. Piano. Madonna, ho detto piano io, ragazzo. Questo è piano? Non mi sembrava proprio piano questo. Mi sembrava più che altro un squarciagola. Mettiamo giù il campfire qua. Riso, ha fatto del riso bollito, un bel piatto di riso fritto. Vediamo se possiamo anche mangiarlo, il riso fritto. Mangiato. Ok, adesso io devo craftare qualcosa che mi dia un po' di vita. E questo è l'ideale. Abbiamo visto che si fa praticamente con le fibre. Ne abbiamo un bordello di fibra. Tanto vale farlo, no? Tanto vale usarlo. Tu mi dirai. E allora noi lo usiamo. Perfetto. Andiamo avanti con il nostro gioca giù. Questo cos'è? Cosa ci può raccontare questa zona? Un sacco di carbone. Forse perché siamo stati abbastanza cattivi nella nostra gioventù. E quindi riusciamo a trovare solo montagne di carbone. Ma poco importa. Meglio di niente, no? Ci stiamo avvicinando a una zona abbastanza scura e tenebrosa. Facciamo persino fatica a rompere. Questa zona qua, questa cobblestone qua, ci sta facendo diventare veramente matti. Io penso che arrivati a questa zona... interessante. Ci stiamo infilando nell'ano del mondo e non abbiamo ancora trovato la core. Dobbiamo vedere se esiste la possibilità di fare un piccone, come si suol dire, un po' più duro. No? Sarebbe l'ideale. Muniamoci di torcia, cerchiamo di risalire il ferro. Il ferro lo pigliamo, chiaramente il ferro va preso, tanto ferro serve, che magari con l'ausilio del ferro possiamo fare un piccone un po' più piccone. Allora vediamo subito se possiamo anche aumentare, già che ci siamo, di aumentare magari il, perché so che si poteva upgradare il nostro picconcino, quindi magari già da solo riesce, vediamo, a migliorarci. Sì. Ci servono i manipolatori. I manipolatori si possono fare in qualche posto, penso di sì. Questo è brutto. Ma guarda te, che c'è proprio una cosa. Via. Minecraft proprio. E qua possiamo risalire la nostra stradina, bella freschina. Ma guarda quanto ferro che c'è lì, ma dai. Non puoi prenderlo questo ferro qua. Ma scusa.
Abbiamo fatto questo inizio di esplorazione un po' strana nelle grotte, nelle caverne, nel sottoborgo di questo bosco. Abbiamo trovato un po' di ferro. Possiamo iniziare a craftare qualcosa, quantomeno. O perlomeno vedere cosa possiamo fare. Allora, andiamo su. Spacca qua. Questo che cos'è? Ossa. Abbiamo trovato delle ossa. Interessante, Watson. Ok. Scappiamo in su. C'è ancora una bestia. Una bestia precoce. Ma guarda, mi ha ucciso come un animale schifoso. Il gatto volante ci ha fatto male. Dobbiamo andare assolutamente a riprenderci tutta la nostra mercanzia. Questo attacca? Sì, però noi possiamo scappare più veloci della luce. Arriva di qua, io salto con un fare... Boh, che sprint che abbiamo, guarda che... ma un attimo ragazzo! È così... Così moriamo! Ma siamo morti ancora, ma che schifo che facciamo! Stavamo uscendo dalla miniera in una maniera così facile e beata, e invece no, alla fine abbiamo trovato quella schifezza di un gatto volante che ci ha fatto la pellaccia. E noi ritorniamo giù, Marinus Vastus. Ma guarda che esce, questo qui è un Pokémon, è un Digimon. E meno male che Digimon è morto, ok. Questo è un altro schifo. Via. Ma guardali. Ma quanti ne siete? Ma siamo morti ancora, non ci credo. È uno scandalo, è una vergogna. Una vergogna proprio. Le cose con calma vanno fatte. Ok. Che non ci corri dietro nessuno. Guardali quei schifosi maledetti. Sono cattivi, a mali estremi, come si suol dire. Tanto va la gatta al lardo che noi ci ripigliamo tutto il bottino. Senza farli arrabbiare troppo, La sabbia possiamo anche lasciargliela lì a loro. Abbiamo trovato il nostro ferro. Ardener Carpazio, abbiamo trovato un Ardener Carpazius. Può essere usato per craftare. Ah, ma guarda che forse... Ah, guardalo qui, il Chopper 71. Dicevo io, ma scusa. Via, più veloci del sole. Ok, siamo arrivati a casa. Siamo arrivati nella nostra casina. Noi dobbiamo fare armature e armi. Però ci serve... Iron bar, e ci serve la fornace c'è, la craftiamo e possiamo fare finalmente l'anvil, forse, perché noi dobbiamo fare l'iron bar per poter fare l'anvil. Ci servono 8 iron bar. Ok, mi fai vedere adesso con 3 quante ne abbiamo fatte. Ah, con 3 ne abbiamo fatte 3 iron bar, perfetto. Ce ne servono 9, quindi non possiamo più farne di più. Dovremmo andare a prendere ancora del ferro. Adesso è arrivato anche il mio bragolotto, e quindi spengo e possiamo recuperare più avanti, va bene? Posso andare in piscina? Andiamo adesso, dai.
Allora è tutto, questa puntata può finire qua, se vi è piaciuta mettete dei like, continueremo la prossima volta. Dai! Vai, andiamo in piscina. Diglielo che andiamo in piscina. Andiamo in piscina! Andiamo in piscina? Dai, per ora è tutto. Riprenderemo la prossima puntata, continueremo le nostre esplorazioni che dobbiamo cercare appunto i core. Troveremo ancora un po' di Iron Ore, tutte le varie cose. E finalmente potremo fare il famoso anvil, che serve per fare armature e armature e armi. Va bene, per ora è tutto, ci sentiamo alla prossima, vi saluto e vi ringrazio. E ci vediamo, sia sia, siam!